Londra, e come avete letto dal titolo, oggi andremo a caccia di street food. Non andrò in locali, caffè che ti fanno dei panini, prodotti e te li porti via. Voglio andare proprio sulla strada. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che qui a Londra ci sono delle vie, intere vie dominate da carrettini street food, chioschettini, gazebi. Ho un bel po' di spazio nello stomaco, non so se basterà perché mangeremo veramente un botto, sono sicuro. Perciò non voglio aggiungere altro, iniziamo. Allora, in questo momento ci troviamo nella zona più o meno di Finsbury, mista fra residenze, case, più in particolare zona di business, quindi di lavoratori, che adesso che è mezzogiorno sono in pausa pranzo e sono venuti qui su White Cross Street per mangiare al White Cross Market. Sono questi gazebini alle mie spalle che vanno a creare uno degli spot di street food qui a Londra. Carino lui. Non so quanti ce ne sono, mi sembrano tanti, perciò facciamo prima un giro di perlustrazione e capiamo quali sono quelli più validi, dove poter andare a sfondarci e provare. Buttiamoci nella mischia. Madonna, le file sono belle lunghe, eh? Qui vedo le grandi quantità di mac and cheese, robe enormi, vasche piene di mac and cheese, con del brisket pulled pork. Interessante. Invece qua troviamo del pane arabo, cioè è veramente un botto. Ah, fanno i Turkish wrap. Interessanti. I prezzi mi sembrano più o meno abbordabili. Questo qui mettiamo nella cartella, mi ispira. Yum bowl. Ah, qui c'ho delle belle montagne di noodles invece. La lavorano di mannaia sul porcellino e penso che faccia tipo ciotole di ramen, cose del genere. Non lo so, non mi invita molto adesso. Ah, la signora invece ci offre del cibo proveniente dai Caraibi. Potrebbe essere una bella esperienza. Un'altra cartella questa. Qua invece cibo etiope. Sento un bel odore di curry arriva. Pensavo fosse indiano. Che fanno con queste vaschettine di plastica? Che vorrebbero dire? Tipo formaggio quello che mette sulla padella? Sembra tipo feta grattugiata. Ah, una piadina fatta proprio con il formaggio? Ma è stranissimo. Questo non l'ho capito sinceramente. C'è scritto gluten free. E strano, quella polverina che diventa una piadina, poi boh, non lo so, da capire. Questa montagna di roba rossa fanno un poca paura e c'è veramente un bordello di cipolla sopra. Però sembra piacere, oh. Ovviamente non può mancare anche lo stand italiano con handmade panini. Guardate, fanno anche le pizze. Che noi ovviamente salteremo poppi e pari, non voglio che sia la prima cosa che mangio qui a Londra. Brasiliano, una bella grigliatina, super mega padellone di paella. Attenzione, qui abbiamo il British Kebab Awards, il vincitore. Interessante perché non hanno il rotolo, dentro la piadina ci hanno messo tipo polpettine, falafel, pezzi, proprio pezzettoni di carne. Curioso, non è il solito kebab quello, da tenere a mente, potrebbe essere interessante. Madonna, ma che è sta fila enorme? No, it's convention center. C'è una fila gigantesca qui. Per cos'è tutta questa gente? Cos'è che vogliono? Cos'è quello lì? Katsu. Sono in fila per il katsu. Con questo abbiamo ufficialmente visto più o meno tutto il mercato, non c'è più niente, per fortuna, perché mi sta invitando veramente troppa roba. Ci sono, ho visto tipo 5 stand nel quale voglio mangiare e non penso sia fattibile tutto in un turno solo. Perciò penso che ne selezionerò 3, quelli che mi ispirano di più, e li andiamo a provare. È veramente un posto affascinante questo. Non pensavo ci fosse roba così a Londra, sinceramente. Usciamo un attimo dal caos del mercatino, che adesso che è mezzogiorno e mezzo c'è veramente un bordello incredibile. Parchettino per mangiare il nostro mac and cheese and brisket. Ah, vedo che tutti i lavoratori che vengono al mercato mangiano qui. E signore e signori, lo scrignettino della bellezza. Qua. È la perfezione. Brisket bello sfilacciato sopra dei mac and cheese. Lo so, non è il cibo tradizionale italiano da trattoria al quale siete abituati magari nei miei video, ma a me queste cose mi fanno impazzire. Poi mangiato così dentro una vaschettina preso in un mercato di strada. Incredibile, bellissimo. Pagato 9 sterline e 50, quindi in euro tipo 11. Pesa tipo mezzo chilo, saranno 400 grammi di mac and cheese e 120 di brisket. E niente, mi invita tantissimo. Dietro spadellavano i mac and cheese, gli facevano fare una bella crosticina sotto nel fondo con la padella e poi li riversavano nei contenitori che lasciamo lì a raffreddare e a solidificare. Ecco, i mac and cheese, ragazzi, insultatemi quanto volete nei commenti, ma è un piatto che mi invita tantissimo. Un po' di besciamella, formaggio, tutto bello amalgamato, pazzeschi. Perciò, ragazzi, buon appetito. Belli formaggiosi, super scotti, so, belli soffici, confortevoli, ok? Adesso però voglio provarmi questo bel brisket. Si sfilaccia tutto in bocca. Ragazzi, voglio uno stand in quel modo pure in Italia. Questo piatto è veramente ignoranza pura. Cioè, io voglio lavorare a Londra solamente per mangiare lì. È crema questo brisket. Mi sono scordato di prendere un coltello, ma
non c'è bisogno. Con la forchettina di legno, qua. Ecco, questo per 9 sterline 50 ci sta di brutto, secondo me. Molto molto bene come inizio per White Cross Market. Le volete sapere qual è la cosa bella in tutto questo? Che siamo solamente all'inizio di questo video di street food a Londra. Altro giro, altra corsa. E come secondo, l'ho visto per secondo, voglio provarlo. Il wrap turco. Mi ispira troppo quel pane, c'è poco da fare. Aspetta, please. Halloumi. And a diet coke as well. Thank you. Love me. Cheers. Thank you very much. Porca vacca, che bestia, ragazzi. Penso che tornerò al mio parchettino di fiducia. Mi è garbato. Allora, prima di tutto, la cosa più importante, ho sentito dire boa. E questo è già un sogno realizzato. Allora, loro hanno queste piadine che io pensavo fossero vuote, fossero tutte uguali, ma in realtà sono ripiene dentro, sono chiuse, sono dei sorti di cassoni, di cascioni. Ho preso quella che prendevamo più o meno tutti, ovvero spinaci e feta. E poi dopo dentro, arrotolandotela, ci puoi mettere ulteriori condimenti, ulteriori ingredienti. Ci ho fatto mettere radicchio, cipolla, insalata, quelle salsicce, la feta. Io ho detto yeah, yeah, everything. Tanto quello che paghi è la piadina praticamente. Ma che roba è? È un dinosauro. Mi invita veramente un poco. La piadina all'esterno è bella soffice. Sarà un bel profumino. Vamos. La feta dentro, ulteriore. Potrei evitarmela, molto fetoso, forse eccessivamente. L'acido olio della feta è contrastato da il dolce, uno del ketchup e due anche delle cipollettine con il radicchio rosso. Chi l'ammazza sti inglesi? Oh, ragazzi, questi stanno a Dio qui. Robetta. Piadina ha un buon saporino. Complesso, quando la prendi con tutti gli ingredienti non risulta asciutta, non ti asciuga la bocca. Si scioglie bene, soprattutto è bella soffice. Poi mi ci hanno messo anche queste salsiccette, questa sorta di wurstel, non so che è. Io ho detto metticelo, metticelo. Sa esattamente di bruciaculo. No, è un po' pizzicantino. Sapore di carne veramente molto speziata. Non si sente la carne, quindi. Non batte il brisket con il mac and cheese, però ci va vicino, eh. Cioè, te lo mangi volentieri, ecco. Tornassi indietro, lo riprenderei. Quindi ci sta. Ha provato anche il wrap turco. Questo video piano piano, più che uno street food tour a Londra, si sta trasformando in una food challenge. Oddio. Però facciamo un ultimo giro e vediamo se c'è qualcos'altro che ci ispira. Un po' di spazietto ancora riesco a trovarlo. Ah, quel kebab strano che abbiamo visto prima è Turkish Pizza Wrap. Ecco perché sopra la piadina ci mettono quella roba strana che non capisco cosa sia. Però vi devo dire la verità, non mi ispira per niente. Mi sa di una cosa inondata di spezie. Però una cosa che mi incuriosisce è questo stand verde che c'è sempre un botto di fila. Sto katsu è popolare, è semplicemente pollo fritto messo sopra condimenti, messo sopra roba con salsettine varie. Ci sono due alternative: o la gente fa come me, c'è fila, quindi anche loro si aggregano perché pensano sia buono e lo comprano, oppure effettivamente uno affermato che ne sa di katsu. Se mi bloccano il video adesso. Ci ho ripensato, niente pollo fritto. Perciò il piano adesso è qui su White Cross. Basta. Cambiamo zona, magari altro mercato con altri posticini street food. E vediamo cos'altro interessante riusciamo a trovare. Prossima meta, questo robone qua, che dovrebbe essere un mega mercato coperto. Kebab persiano. No, mi va. Continuiamo la nostra traversata. Comunque vedete, queste zone di street food sono proprio limitrofe a dove stanno gli uffici con i grattacieli, i palazzoni. Sono tipo il corrispettivo delle nostre trattorie, questi carrettini street food. Arrivati. Già vedo gente con delle belle vaschettine di carta. Unica cosa, non so il nome specifico di questo mercato. Vabbè, comunque è tipo a 5 minuti da dove eravamo prima. Ah, in questa parte qui c'è una predominanza di bancarelle dove ci sono vestiti, gioielli, non c'è troppo cibo. Esploriamo, perché mi sa che è bello vasto questo mercato. È letteralmente un quartiere coperto. Cavolo, questa qui è la versione fatta bene, fatta dalla signora del kebab che mi sono mangiato prima. Cioè di quelle wrap turco che mi sono mangiato prima. Questo ti faceva la piadina sul momento. Ve l'avevo detto che questo mercato era enorme. Qua è pieno di posti da mangiare invece. Ce ne saranno tipo il doppio rispetto a White Cross. Allora, vi devo dire che questo che fai grilled cheese sandwich non mi dispiace, mi incuriosisce. Dirty Bagels l'ho scoperto su Instagram ed è il locale che, diciamo, mi ha fatto scoprire questo mercato. Fanno bagel, panini col pulled pork che ispira veramente di brutto. C'è una montagna di carne lì sul bancone. Però l'abbiamo già mangiato prima, il brisket, la carne, non lo so, non mi va molto adesso. Mi sa che opto per quel grill cheese sandwich.
Proviamolo, dai, è un classicone. Ah, anche lui sarebbe interessante. Carrettino che fa pizza napoletana e arriva veramente un bel profumino. Margherita 9 sterline, quindi più o meno 10-11 euro. Che la cosa pazzesca è che hanno il forno a legna nel carrettino. Con lì il camino che esce. Una pizza adesso non ce la faccio. Mi spiace, non gliela può, non mi va neanche. Ah, anche con la salsettina, vieni qua, vieni a papà. Questa qui è la classica merenda americana e penso anche inglese dei ragazzini, degli adolescenti. Sandwich alla piastra col formaggio, rigorosamente cotto nel burro. La cosa gialla che ha riversato sulla piastra era burro fuso. Questa è un'altra zozzoneria che mi invita di brutto, c'è poco da fare. Bello crunchy, salato, spinge, penso sia formaggio dentro soprattutto. Proviamolo con la salsettina. Non male, tipo una salsa pomodoro e basilico. Ma no, comunque tutta questa quantità di burro nel pane fa un effetto veramente strano in bocca. Quando lo addensi senti il burro proprio che viene rilasciato dal pane come se fosse una spugna. Però vi devo dire, nel complesso, uno snack molto piacevole. Ti blocca le arterie proprio, qui il colesterolo proprio danza. Però si fa mangiare, cioè 9 sterline è un po' tanto. Però siamo a Londra, quindi ci sta. E facciamoci un'ultima tappa così per fare i 4 cavalieri dell'apocalisse. Non sarei in un mercato, non sarò un carrettino, però un posticino secondo me iconico che fa uno street food molto interessante. Appunto, come vi ho detto prima, vi ho accennato a base di bagel. Dai, ditemi se questa insegna non è iconica. Poi specialmente in questo quartiere, in questa via, dove è un po' indie, un po' hipsterina, con negozi vintage, bottine varie molto carine, con tutti i graffiti a giro. Bagel Bake Brick Lane Bakery. È British. Aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Specializzati in carbonara, no, specializzati in bagel. Bellissimo questo posto, fanno dolci, cheesecake, bomboloni anche e poi in particolare i bagel che vengono fatti qui di continuo, sfornati, messi in vetrina, perciò sono sempre caldi caldi. Ci sono anche quelli già pronti con già tutti gli ingredienti dentro, salmone, robe varie. Però io mi sono preso quello con la carne salata, mostarda e cetriolino. 6 pound e 20, quindi tipo poco più di 7 euro, è abbastanza per un bagel. Vediamo com'è, questo qui è tipo il secondo bagel che mi mangio in tutta la mia vita. Più o meno sono mangiato in America, ma non mi ricordo assolutamente com'è. Ma me lo mangio dentro, questo qui, bello nel chill. Mi sembra abbastanza tranquillo come posticino, ti è anche disinfettante. Tre ingredienti, ma va bene così, deve essere una cosa semplice. Non è inondata di condimenti, di burro. La mia unica paura è che la carne sappia tipo di Simmental, perché l'aspetto è quello. Sinceramente il bagel è un pane che non ho mai capito. Cioè, perché ne vanno pazzi all'estero? Alla fine è un panino, cioè tipo come se fosse a noi la rosetta, non è che chissà cosa. C'è un buco, basta, fine. Carnina, non è Simmental. Mi devo dire, cioè fra tutto il bagel è la cosa che mi garba meno di questo panino. Bello soffice, ricorda un po' il pretzel. Il problema è che c'è questa crosta all'esterno che rimane gommosa, appiccicosa, si incastra nei denti. Tutto sommato ha il suo perché. Il bagel è un po' dolce, l'acidognolo, il vegetriolino e poi il saporino di carne che si squaglia in bocca. Piacevole. Ciao ragazzuoli, io direttamente qui da... E più lo mangio sto bagel più mi piace stranamente. Forse questo è il potere dei bagel. Vi dico che per questo primo video di street food a Londra è tutto. Io è la prima volta che vengo a Londra, quindi non so effettivamente quali sono i posti più popolari, quelli un po' più mainstream. Spero di essere riuscito in questo video a farvi vedere dei posti un po' più particolari. Io ho goduto non poco e per essere fuori dall'Italia, all'estero, a Londra, non è cosa scontata secondo me. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.